Ben trovati a questa nuova puntata della stanza del Sindaco. Nella prossima mezz'ora, grazie al nostro ospite che vi vado subito a presentare e lo ringrazio anche per essere venuto ospite, Mario Morgoni, senatore del PD eh, Nelle Marche. Cercheremo di parlare di questioni locali ma anche nazionali. La nostra è una trasmissione di attualità politica e allora eh, cerchiamo di approfittare, nel senso più buono del termine, eh, di capire che cosa sta succedendo. Dove sta andando la politica nazionale eh, e tutte le questioni che riguardano Roma. Ma poi, accaduta, riguardano eh, tutti i territori, anche quelli più piccoli. Allora, senatore, le chiedo subito, perché eh, questi sono gli argomenti di questi giorni. Um, prima al uh, Parlamento e poi al uh, Governo è uh, passata la nuova legge elettorale uh, Rosatellum bis. Così si chiama, no? se non vado errata, e, ed è quella con la quale ci confronteremo tutti, da noi elettori, a chi si candiderà per la prossima legislatura. Si dovrebbe votare ad inizio marzo, eh, la data non è ancora stabilita, certo è che intanto eh, ci sono le regole del gioco. Percorso un po' accidentato, ma ci siamo arrivati. E visto che lei è un importante esponente del Senato della Repubblica, che c'è ancora e, e quindi ehm, è un ramo del Parlamento importante, essenziale direi per il funzionamento eh, della macchina istituzionale più importante, le chiedo eh, come si è arrivati a questa legge e soprattutto come si voterà. Sì, grazie, ben trovati ai eh, telespettatori. Sono domande impegnative a partire da quella sulla legge elettorale. Eh, per la quale io direi che è utile eh, accantonare le denominazioni piuttosto bizzarre che in questi ultimi anni le leggi elettorali hanno assunte, per andare più eh, a quello che è l'elemento di concretezza e l'importanza anche di una legge elettorale, per fare in modo che i cittadini possano indubbiamente esprimersi, ma poi questa espressione di voto da parte del cittadino si traduca anche in una capacità di governo, in una democrazia che ovviamente deve essere capace di assumere decisioni. Per sintetizzare quella che è un po' la storia, eh, direi che insieme alla riforma costituzionale proposta eh, da Matteo Renzi e sottoposta a eh, giudizio dei cittadini sul referendum e respinta dal giudizio dei cittadini, eh, camminava parallela anche una proposta di legge elettorale maggioritaria, cioè una legge elettorale che consentiva dopo un doppio turno al vincitore, anche solo con un voto in più al doppio turno, di beneficiare di una maggioranza parlamentare solida e con questo si voleva dare risposta all'esigenza, in particolare molto sentita nel nostro Paese, in Italia, di una democrazia decidente, perché la democrazia si basa su due gambe, una è quella della rappresentanza e quindi della necessità che i cittadini esprimano chiaramente il loro intendimento, dall'altra però appunto la capacità di assumere decisioni di coerenti governare. esattamente con le, le esigenze eh, del Paese, sappiamo in questo momento il nostro Paese che tipo di, di esigenze anche drammatiche per uh -huh. certi aspetti abbia, ma quella legge purtroppo è naufragata. Il, la legge elettorale precedente, io vorrei astenermi dalle denominazioni ma lo faccio solo per questa, era denominata Porcellum appunto, e quella legge elettorale è stata giudicata dalla Corte Costituzionale in parte diciamo, non legittima, quindi corretta dalla stessa Corte Costituzionale, quindi ci trovavamo con una legge elettorale non coerente tra Camera e Senato, eh, diciamo costruita non da una volontà parlamentare ma dall'intervento dei giudici che avevano espunto le parti non ritenute, quindi un grande pasticcio che avrebbe consegnato all'ingovernabilità certa il Paese. Da questo è nata l'iniziativa del Partito Democratico di promuovere una nuova legge elettorale e dopo alcuni passaggi siamo arrivati finalmente a questa legge elettorale che è stata approvata recentemente anche dal Senato con voto di fiducia, nella quale comunque ci sono elementi di chiarezza che consentiranno al cittadino di esprimersi in modo più diretto di quanto non consentisse la precedente legge. L'importante è capire come si vota e chi si andrà ad eleggere, con un passaggio però eh, tutti questi voti di fiducia prima al Parlamento e poi al Senato hanno creato un clima piuttosto litigioso, ehm, frammentario, insomma, da una parte si è gridato allo scandalo, mh, è stato riesumato il periodo del fascismo, eh, sono delle esagerazioni. Uh, I toni si sono alzati eccessivamente perché tutti questi voti di fiducia? Dall'altro devo dire che si è detto no, la legge elettorale, proprio perché è così importante per uh, la vita democratica di un Paese, uh, deve avere il massimo, come, così come i voti segreti no, che sono stati uh, criticati, deve avere il massimo della possibilità di esprimersi per tutti i parlamentari. Sì, indubbiamente eh, l'approvazione della legge elettorale ha visto momenti di grande tensione e drammaticità, però credo che si sia eh, rappresentato anche in questo passaggio quello che è un po' il problema del nostro Paese. Cioè è molto difficile, quasi proibitivo direi assumere decisioni comunque necessarie e importanti per il Paese se non a prezzo di forza dure e di accelerazioni. Che il governo e il Parlamento, diciamo la maggioranza del Parlamento, molto instabile peraltro come quella attuale, deve imprimere necessariamente per ottenere un risultato. Se non ci fosse stato il voto di fiducia, noi non avremmo una legge elettorale prodotta dal Parlamento. Io credo che andare a votare, chiamare i cittadini a votare su una legge elettorale confezionata dalla magistratura, cioè dalla consulta, sarebbe stato uno smacco per la democrazia, cioè una democrazia nella quale il Parlamento che è deputato a fare le leggi non sarebbe stato in grado di farlo. Quindi io credo che questa accelerazione che pur ha provocato delle forti tensioni sia stata assolutamente inevitabile perché da una parte ha dato una risposta all'esigenza che il Parlamento della Repubblica fosse esso stesso promotore di una legge elettorale. Dall'altro, anche abbia prodotto una legge elettorale che ha diversi elementi positivi e credo possa determinare: non, non sarà sicuramente automatico questo risultato. Ma può concorrere certamente a che la situazione della democrazia italiana veda eh, elementi diciamo, di cambiamento, di innovazione, direi di vero e proprio sblocco, perché abbiamo una democrazia piuttosto paralizzata eh, negli ultimi anni, e lo abbiamo visto. Questa legge elettorale può essere utile per andare oltre questa situazione diciamo, di, di, di paralisi e di immobilismo. Con, quali sono gli elementi positivi di questa legge elettorale, almeno dal suo punto di vista? Ma io eh, direi che eh, noi nelle ultime tre elezioni politiche, eh, 2006, 2008, 2013, abbiamo votato con un sistema elettorale nel quale il cittadino si trovava una scheda di fronte a sé. Con eh, simboli dei partiti, senza nessuna indicazione nominativa, quindi uh -huh. alla fine la scelta doveva essere di carattere generale, cioè mi riconosco in quella forza politica e la voto, ma nessun elettore Se non fosse andato a consultare i manifesti elettorali e non, non avesse approfondito. Perché non... poi c'era la preferenza, no? No, ne, non ne, la, 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 prefer... la lista era bloccata, Blocata. decisa dal partito, sconosciuta all'elettore, perché l'elettore non sempre diciamo, va a fare indagini o verifiche sulla composizione della lista, quindi la scheda era anonima. Quindi l'elemento. Di maggiore cambiamento io lo vedo in questo: un elemento rivoluzionario, direi, che da una scheda nella quale c'erano simboli dietro i quali non si sapeva quali fossero le facce e le persone uh -huh. che si impegnavano e che si candidavano al ruolo parlamentare, oggi è cambiato totalmente questo scenario perché nella scheda elettorale sono presenti i nomi dei candidati, la scheda sarà suddivisa in due parti: uh -huh. una per il maggioritario, maggioritario vuol dire che ci sarà un candidato per ogni coalizione e vincerà eh, quello che avrà preso anche un solo voto di più, quindi non c'è eh, una rappresentanza proporzionale. Eh, chi prende un voto di più passa, diventa parlamentare, gli altri eh, non, non, eh, non acquisiscono nulla. E un'altra parte invece proporzionale, nella quale pure ci saranno i nominativi uh -huh. de, dei partiti, eh, proposti dai partiti. Che è quella parte diciamo, nella quale i seggi verranno distribuiti in relazione all'entità del risultato che ogni partito riceve. Quindi l'elemento di fortissima novità è che nella scheda ci saranno i nominativi. Noi sapremo nel nostro collegio di Macerata, di Civitanova Fermo, adesso vedremo come saranno ridisegnati. Collegi uninominali. Sì, collegi uninominali. Eh, per quello che riguarda la parte appunto maggioritaria, maggioritaria. quindi ogni coalizione, ogni partito ha un candidato nella parte proporzionale invece avremo due, tre, massimo uh -huh. quattro eh, candidati sempre però indicati nella scheda per cui, quindi una scheda e un voto unico sì esattamente, non c'è un quindi voto disgiunto quindi l'elettore è chiamato a fare una scelta ma può scegliere la persona Certo, infatti con questa legge elettorale Diciamo che i candidati li scelgono i partiti E questo è giusto perché i candidati li debbono scegliere i partiti Ma gli eletti li scelgono i cittadini A differenza di ciò che avveniva prima Si può votare in Non è previsto disgiunta? il voto disgiunto Non, non si è può votare PD e eh, PDL non e è, Non è previsto Lega il Nord. voto disgiunto Se si vota eh, diciamo, il candidato di, di collegio che è proposto dal Partito Democratico, poi il voto vale anche per eh, la parte proporzionale, anche se non viene direttamente. Ecco, questo eh, sempre per favorire no, quella maggioranza che poi può avere sì, in parte, la forza anche. Infatti no? l'effetto della legge da una parte è quello di eh, rendere più facile la possibilità che ci sia una coalizione. Eh, che possa ottenere un risultato che la avvicini diciamo, a poter avere numeri sufficienti per governare. Dall'altro, però, c'è anche un altro aspetto appunto, eh, importante eh, da sottolineare: che i partiti sono tenuti a una più forte responsabilità, perché dovendo mm. indicare una certo. eh, figura, una singola figura, si espongono a un giudizio diretto del cittadino elettore. Quella figura proposta dal PD non mi piace, non la voto e quindi il PD sarebbe penalizzato. Viceversa, la capacità di scegliere figure, le figure migliori, più qualificate e più attrattive può consentire di andare molto oltre quello che è lo spazio diciamo, elettorale tradizionale di quel partito. Certo, perché eh, però da più parti si dice che con questa legge non si arriva a numeri eh, tali per cui poi si possa governare senza una grande coalizione, una coalizione, una forzatura ulteriore. E questo perché purtroppo questa legge elettorale per eh, poter essere approvata, ancorché con un voto di fiducia, eh, ha rappresentato indubbiamente un compromesso. Quindi mm -hmm. la parte maggioritaria, che è quella che di per sé potrebbe garantire mm -hmm. una maggioranza solida, è prevista per un terzo in questa legge elettorale, per due terzi essendo proporzionale alla legge non Chiaro. garantisce che ci siano maggioranze solide. E Ritorniamo al fatto Chiaro. che ecco, in Italia abbiamo un sistema tripolare, sostanzialmente ci sono i 5 Stelle, c'è il PD, il centro-sinistra, sì. adesso vedremo, e il centro-destra. Quindi già di per sé è difficile trovare una maggioranza solida in un sistema dove ci sono tre poli, ancora più se non si prevede un sistema elettorale fortemente maggioritario. Un maggioritario puro, chiarissimo. Eh, I piccoli partiti eh, che ruolo giocheranno secondo lei? Ma I piccoli movimenti, partiti... sa, adesso si deve anche cambiare un po' terminologia. Sì, partiti o movimenti comunque assolutamente o indispensabile. O quelle realtà che sembrano così, costituirsi per. E eh, devono però trovare, diciamo... Perché è una preoccupazione, no? una critica che ancora una volta i piccoli partiti possano ehm, giocare un ruolo tale per cui eh, poi diventano l'ago della bilancia, o no? No, direi ah. che con la soglia di sbarramento al 3% comunque siamo a un livello per il quale eh, diciamo certe eh, spinte a, a una frammentazione sarebbe stato... No, è che innalzarla avrebbe significato non trovare i numeri per approvare la legge perché siamo in un Parlamento, bisogna sempre ricordarlo che nel 2013 non ha visto alcun vincitore e forse miracolosamente per 5 anni certo. questa legislatura è sopravvissuta a una situazione nella quale nessuno aveva una maggioranza reale beh la legge elettorale nuova poteva andare in quella direzione ma ce lo ha la spiegato legge elettorale, bene sì, non è stata però c'è anche un altro elemento importante da sottolineare che mentre con la legge confezionata dai giudici dalla consulta sì. Eh, diciamo veniva prevista la preferenza sì. con eh, l'attuale legge elettorale. Le preferenze non ci sono più. E io credo che l'esclusione le, delle preferenze sia un fatto positivo per il sistema democratico italiano. Perché abbiamo verificato che il sistema delle preferenze ha costituito in passato una vera e propria fonte di, di cattiva politica. A volte quasi una spinta non direi a delinquere, ma, ma direi una spinta molto pericolosa perché portava a impegni finanziari enormi, quindi con disponibilità di risorse di provenienza non sempre trasparente e una lotta molto forte all'interno dei partiti e non tra partiti. Invece in questo caso ogni partito, ogni coalizione presenterà la sua proposta di governo al Paese e il cittadino in modo molto più chiaro potrà distinguere le varie proposte e sceglierle sulla base del proprio gradimento. Siamo in campagna elettorale perché insomma, sì. ehm, state lavorando al Senato così come al Parlamento per un'altra importante legge che è la legge finanziaria, no? eh, però è chiaro che eh, si comincia a, a capire o a tentare di vedere quali possono essere le alleanze, le prospettive e anche le proposte per questo Paese. Il Partito Democratico come si sta muovendo? Il Partito Democratico sta cercando di costruire comunque un'alleanza che possa permettergli di avere numeri sufficienti per essere forza di governo, ma anche per poter governare con una stabilità e una solidità. Eh, che siano sufficienti per poter garantire anche la qualità di determinate scelte. Eh, ovviamente è un percorso non facile eh, perché vediamo che a sinistra del PD per esempio c'è un panorama molto frammentario, eh, diciamo anche di grande dialettica interna, per non parlare poi della dialettica nei confronti del PD. Però credo che eh, andando avanti, avvicinandoci al momento della presentazione delle liste, eh, la consapevolezza che eh, non superare la soglia significa poi non avere alcuna rappresentanza in Parlamento possa indurre alla ragionevolezza. Quindi io credo che sia certamente utile che eh, si possa trovare una sintesi tra il Partito Democratico e le forze della sua sinistra che seppure con una proposta più radicale, però credo che vedano nel Partito Democratico l'interlocutore ovviamente più affine e credo anche con alcune forze centriste si possa trovare eh, una sintesi su una volontà. Comune di produrre diciamo, quell'azione di riforma e di cambiamento di cui il Paese, che pure ha visto nella stagione precedente e anche in quella attuale diciamo una certa spinta e alcuni risultati, però non è un Paese che abbia superato o risolto in modo convincente molte delle sue criticità. Insomma, un processo di cambiamento. All'italiana, eh in sì, un certo per, punto. Ma dobbiamo essere consapevoli che bisogna su questa strada accelerare, essere più incisivi, perché oggi il confronto internazionale ci impone la qualità, ci impone la responsabilità, ci impone l'efficienza. Di questo debbono essere tutti consapevoli, ma soprattutto le forze politiche che un domani al governo del Paese hanno il dovere di dare questa impronta di forte innovazione, anche di forte coesione, perché il nostro paese possa essere ancora più competitivo? Guardando all'estero i paesi che hanno già votato, eh, c'è una mh, tendenza oltre che alle forze populiste, anche a quelle di centrodestra o di destra. Penso all'Austria, eh, anche quello che sta succedendo in Spagna, seppure per motivi diversi, però. Porta a, a pensare insomma, che ci sia un vento che soffia da quella parte. Sì, indubbiamente io credo che le, le situazioni inedite Questo anche. Questo un che po', po mondo... vi preoccupa? Beh, direi di sì, perché effettivamente abbiamo un confronto molto forte e lo, lo si evidenzia appunto nelle, nei vari appuntamenti elettorali anche degli altri paesi tra le forze che. In qualche modo alimentano e speculano anche sulle preoccupazioni legittime le di popolazione, disagi, difficoltà e anche situazioni inedite che ci troviamo ad affrontare, pensiamo a quella delle migrazioni, certo. ma non solo, tutto quello che comporta un fenomeno come quello della globalizzazione da ogni punto di vista economico, di informazione, paesi hanno... le preoccupazioni. Quindi ovviamente abbiamo un confronto forte tra una politica che cerca di, di lucrare consensi, di conquistare eh, la fiducia dei cittadini eh, sulla base diciamo, del, di una politica che accentua queste preoccupazioni. Che parla la pancia. E una sinistra che dovrebbe svolgere, io credo, un ruolo più incisivo, anche di carattere culturale, per cercare di promuovere una maggiore consapevolezza e una maggiore maturità. Nella coscienza dei cittadini rispetto alla necessità di affrontare certi fenomeni e non di demonizzarli o di pensare di, di accantonarli o di, di ignorarli. Ecco. O di urlarli. Su questo, indubbiamente, la sinistra si presenta in questi anni come molto, molto debole, molto fragile, e per questo appare in tante situazioni soccombente. È, è, è un problema italiano, quanto europeo. No? L'abbiamo visto. Indubbiamente. Eh, il socialismo europeo insomma, sta perdendo pezzi e consensi sì. in un contesto particolarmente complesso, come dicevamo, in cui ci sono le sfide eh, forti da discutere. Sì, un fenomeno arena. forse anche mondiale, se pensiamo agli Stati Uniti d'America. Eh, ecco, è, è molto facile eh, diciamo, spingere eh, le preoccupazioni della gente fino al punto in cui. E ci sia una chiusura netta è facile ma è rischioso no senatore? Beh è rischioso io credo anche per il nostro paese che un paese come l'Italia ad esempio Farebbe un errore mh, direi mortale nel pensare di potersi chiudere e di resistere alle sfide attuali chiudendosi. L'Italia credo che è un Paese che abbia una prospettiva solo se assumerà pienamente il coraggio di aprirsi, ma aprirsi ovviamente con un sistema dove ci sia efficienza, responsabilità, capacità di decisione. Che non falli o che non mostri insomma, eh, le, le, le crepe che, che si sono viste come. Eh, con la questione dell'immigrazione dove forse questo Paese è stato anche lasciato un po' troppo solo, no? Sì, indubbiamente ci sono gravi responsabilità dell'Unione Europea, se però io penso che nel 2016 eh, la, la presenza, diciamo la, il flusso di nuovi immigrati è stato pari a circa 130.000 persone. Mm. Eh, si ha eh, proprio dai numeri la, la percezione esatta che chi parla di invasione, eh, chi parla diciamo di... di, di, ecco, di, di... E di questa preoccupazione drammatica per questa presenza, della non sa di cosa parla della... non sa di cosa parla eh, però la, la, i numeri sono una cosa la percezione un'altra e eh. poi la politica ci gioca certo, molto sulla certo. percezione eh, la politica i politici, chi si candida ecco, chi, chi parla di più alla pancia eh, come vediamo dal nostro sfondo mentre abbiamo scelto appunto il Senato della Repubblica, dove si siete lei senatore? Per curiosità? Siedo a sinistra sul banco più alto, <ride> ah. diciamo, eh, diciamo, sotto l'orologio. Ha diciamo, Sott una bella visuale allora. Sì, indubbiamente dall'alto si domina, S però non sempre lo spettacolo <ride> direi che sia confortante. <ride> e soprattutto quello che passa a volte per televisione, no? E quindi anche voi siete richiamati a una maggiore... Serietà, posso Direi, dirlo um, del no? ruolo che, che rivestite che, e che vi è stato affidato eh, da noi elettori. Eh, abbiamo anche messo, oltre alla scheda elettorale di cui ci siamo occupati all'inizio, ehm, le, le macerie, no? perché è, è, è inutile nasconderlo, siamo ad un anno dal terremoto, eh, questa trasmissione appunto cade. Ah, ad un anno dalle scosse tremende del 2016 di fine ottobre, ehm, c'è un nuovo commissario per la ricostruzione, ehm, c'è da una parte eh, la voglia anche di comunicare la concretezza e la disponibilità di risorse che stanno arrivando dal governo e dall'Europa, perché il Presidente della Regione Marche eh, ripete continuamente che ci sono tante risorse per la ricostruzione di questo terremoto, di questo terremoto che ha colpito le marche, dall'altra però ecco, ci sono le macerie, no? poi c'è la gente che eh, qualcuna è ancora ospitata sulla costa, le casette tardano ad arrivare, le soluzioni abitative mh, hanno, subiscono dei ritardi. Um, e credo che uh, questo sia un argomento che abbia impegnato il um, Parlamento, il Governo in, in più fasi e il Senato in alcune decisioni. Indubbiamente sì, ancora in realtà stiamo lavorando, anche adesso nell'imminenza diciamo, della discussione della legge di stabilità 2018 siamo impegnati a proporre una serie di emendamenti per cercare di venire incontro ad esigenze che si manifestano direi quasi quotidianamente Quindi da parte degli una, amministratori. Quindi c'è un'attenzione sì, anche Sì, stiamo lavorando legge. per quello che riguarda adesso il Senato, dove uh -huh. appunto sta partendo la, la discussione, l'esame proprio in questi giorni in commissione del provvedimento sulla legge di stabilità, stiamo predisponendo. Già alcuni emendamenti sono stati predisposti, altri ne stiamo predisponendo. Si fa un lavoro ovviamente di squadra, perché si cerca da ogni parte del territorio, dalle associazioni di categoria, dagli amministratori locali, di recepire quelle che sono esigenze che poi cerchiamo di tradurre in emendamenti o come abbiamo fatto anche recentemente in un incontro con il nuovo commissario, con la De Micheli, mettere a punto alcune problematiche per le quali anche la stessa De Micheli si è impegnata già a prevedere un intervento normativo. Quindi si sta lavorando anche perché abbiamo vissuto una situazione che Ha visto il ripetersi di fenomeni certo. eh, diciamo, di un terremoto che non è stato un, una realtà di un momento, di un giorno. L'ultima scossa a gennaio. Eh, quindi, quindi sono state situazioni per cui si sta lavorando a questo. Però ecco, anche qui io direi che sbaglieremmo a, a dipingere un panorama ad una sola tinta. Ecco. È sicuramente un panorama che presenta molte criticità, anche perché tanti eh, problemi sono effettivamente inediti. La zona colpita, soprattutto quella del più profondo introterra, è una zona che già soffriva di tante criticità e che... Eh Presenta anche tante criticità per quanto riguarda la ricostruzione, pensiamo anche eh, alla questione delle casette, quindi alla realizzazione di impianti per i quali ci sono difficoltà maggiori che non magari in una situazione di, 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 di fondovalle, certo. quindi eh, situazioni oggettive anche dal punto di vista territoriale che eh, hanno presentato e presentano ancora delle difficoltà. È chiaro che comunque eh, ci sono difficoltà, ci sono ostacoli che dobbiamo cercare di rimuovere velocemente. Indubbiamente alcune criticità riguardano l'operato della Regione e su questo dobbiamo cercare di intervenire senza nessuna demonizzazione perché appunto la situazione presenta delle difficoltà oggettive, però indubbiamente se pensiamo alla ricostruzione dei danni lievi... È opportuno che in, in tempi molto ma molto ravvicinati eh, si dia la possibilità a chi ha presentato i progetti di avere una risposta e di poter avviare i lavori. Ci sono centinaia di progetti presentati e dovrebbero vedere una risposta in tempi molto brevi. Quindi, se dobbiamo chiarire aspetti di carattere procedurale e burocratico, dobbiamo farlo nel più breve tempo possibile. Anche perché, appunto, come si diceva, c'è una disponibilità di risorse molto ampia che non possiamo. Eh, né eh, utilizzare diciamo con una tempistica che non sia coerente con la drammaticità dei problemi. Però questa disponibilità di risorse ci richiama anche al fatto che noi non possiamo ricostruire un modello che era vincente, perché il modello che abbiamo alle nostre spalle era un modello declinante, un modello che perdeva pezzi in termini di servizio di, di attività economiche. Di, anche in termini demografici, quindi abbiamo soprattutto come classe dirigente locale la responsabilità di pensare una nuova realtà di sviluppo per quei territori e io credo anche che dobbiamo pensare ad una diversificazione, eh, anch'io ho sottoposto questo tema allo stesso commissario, a una diversificazione delle misure sul territorio. Non possiamo pensare che la situazione di Castel Sant'Angelo sul Nera sia la stessa di Macerata. Ci sono realtà come Castel Sant'Angelo e altre vicine: Ussita, certo, Visso, dove il patrimonio edilizio è compromesso in una percentuale sicuramente superiore al 75-80%. Eh, dove il problema non è ricostruire l'edificio come può essere a Macerata o in altre realtà più lontane quindi in quel caso lì c'è stato tutto un tessuto economico sociale eh, che ha avuto un, una distruzione quindi io credo che eh, sia necessario prevedere misure più incisive, più forti in un territorio più ristretto che è quello che ha subito danni che non richiamano solo la necessità di, di ricostruire edifici, ma richiamano la necessità di ricostruire un tessuto sociale, economico, demografico, di servizi. Quindi su questi temi credo che dobbiamo velocemente qui, cominciare a riflettere. Certo, qui si alza l'asticella no, del, del discorso perché. Ricostruire, chiama in causa certamente i tecnici che con la microzonazione sismica tra l'altro hanno a disposizione più conoscenze, questo credo che sia importante, ricostruire gli edifici eh, utilizzando tecniche nuove può essere semplice, spiegare ai sindaci di piccoli comuni eh, che eh, ora vedono attorno a loro tutto distrutto, che bisogna fare un ragionamento diverso sul proprio territorio, magari insieme diventa più complicato. Sì, però è il compito, bisogna avere anche un po' il coraggio. È il no? compito della politica, cioè la politica non è lo strumento per assistere o accompagnare in modo inerte eh, fenomeni eh, che la politica stessa subisce. I sindaci hanno però paura di questi territori che tutti questi discorsi siano a fini elettorali. Forse non questo perché non è tanto popolare il suo. No, non è popolare. Però dobbiamo effettivamente, cioè, dentro il, il discorso più generale di come rilanciare un sistema economico, su quali basi, su quali attività. Eh, quindi con quali forze? Con dentro quali... questo tema c'è anche eh, la necessità di riflettere su una diversa geografia amministrativa. Io credo che un piccolo comune di 400-500 abitanti, 600 abitanti, che è una realtà che va preservata dal punto uh -huh. di vista dell'identità, va dei valori di cui certo. è custode, però io credo che la dimensione amministrativa centri molto poco mh, con eh, la capacità di mantenere una propria identità, di coltivare la propria storia e io vedo ben difficile che un'entità amministrativa di poche centinaia di abitanti Possa realmente esercitare un'azione di governo per quanto riguarda il territorio, i servizi sociali, eh, specialmente in una situazione come questa. Quindi, eh, pur essendo impopolare questo discorso, lo dobbiamo affrontare. Così come quello delle scuole. Noi non possiamo permettere che eh, si realizzino edifici scolastici dove la popolazione scolastica è talmente ridotta che dovremmo pensare a delle pluriclassi, tornando agli anni 50 e 60 con una condanna che questi eh, giovani eh, studenti, ragazzi, eh, non meritano. Quindi dovremmo dare un'opportunità. Che non è il fregiarsi del titolo di edificio scolastico dentro il proprio comune, ma la necessità di avere una scuola veramente capace di trasmettere sapere, di trasmettere eh, formazione, perché altrimenti anche qui, pensando di fare qualcosa che va a beneficio della nostra comunità, eh, rischiamo di condannarla. E questo mi sembra un discorso difficile magari per, eh, di primo acchitto, ma poi ragionandoci su credo che possa essere una, un percorso Qualcuno tertuoso. in provincia di Macerata l'ha avviato. L'ha avviato, come, e allora eh... partiamo da, da, chi, da chi è su questa strada. Eh, ha parlato di scuole, l'altra partita che si gioca sempre sui territori, eh, tanto di più quando devono affrontare un'emergenza come quella della ricostruzione, è quella della sanità. Eh, qui la regione ha avviato un processo e eh, il presidente, che è un professore di matematica, si affida, eh, lo il dico con, con una battuta no? perché è un po' quella che circola in questi giorni nell'ambiente, si è affidato ad un algoritmo per identificare la zona, almeno eh, su questo, cioè per capire questi ospedali, non si devono chiamare provinciali, però per capire un po' quale può essere il raggio d'azione, eh, devono essere costruiti o possono essere costruiti a seconda eh, di alcuni parametri. Eh, lei che valutazione dà rispetto alla decisione eh, che eh, vedrà la macerata in una zona pieve avere questa nuova importante struttura, diciamolo, l'altro ospedale dovrebbe chiudere. Adesso. Io credo intanto che affidarsi all'algoritmo sia appunto un'abdicazione della politica rispetto ai propri compiti perché l'algoritmo è uno strumento freddo che individua una soluzione preciso, di carattere dico, no? tecnico, sì, preciso. Però non tiene conto appunto di altre cose che, essendo meno precise, però non sono meno importanti. Eh, perché eh, l'algoritmo appunto fa una valutazione come può fare il computer. No? diciamo che il computer è, è stupido, se non è. Quindi poi eh, credo che invece la politica debba fare valutazioni. Eh, di altro tipo però io direi che la scelta dell'ospedale unico in questo senso eh, è irrinunciabile perché uh -huh. la provincia di Macerata ha poco più di 300.000 abitanti e non siamo in crescita demografica tutt'altro il comune di Roma con eh, più di 4 milioni di abitanti ha meno di 20 ospedali quindi se, se facciamo il conto vediamo che siamo con il buonsenso, ma anche con le norme di legge, eh, diciamo in un percorso che io ritengo giusto perché una volta l'ospedale era l'ospedale vicino casa, perché i trasporti erano un'altra cosa e via dicendo. Oggi, quando pensiamo all'ospedale, noi pensiamo a una realtà che sia in grado di fronteggiare tutte le situazioni di emergenza e di esigenza del paziente. Quindi vuol dire che dobbiamo avere risposte per quanto riguarda eh, diciamo, la rianimazione, per quanto riguarda la cardiologia, quindi eh, non possiamo pensare a, a un ospedale eh, diciamo, di, 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 di primo intervento che però non sia in grado di salvare la vita al, al cittadino nel momento in cui ne ha bisogno. Per cui, Credo che dobbiamo essere seri anche in questo e non cedere a spinte di campanile. Uh -huh. Si va verso l'ospedale unico, un ospedale di 500-550 posti, eh, ma per ospedale intendiamo appunto quella realtà dove ci sono posti letto altamente specializzati. Poi è ovvio che all'ospedale unico deve far riferimento anche una realtà sul territorio attrezzata in modo tale da dare quelle risposte che non possono essere date più in termini efficaci dall'ospedale come lo intendevamo 50 anni fa. Io ho visto recentemente in alcune zone d'Italia, per esempio c'è stata un'esperienza cioè un molto significativa dell'infermiere di comunità. Dove è stata introdotta questa figura, ad esempio, si è verificato che il flusso verso il pronto soccorso è, diminuito. è molto diminuito perché c'è l'infermiere che è in grado di soddisfare le prime esigenze di base per chi oggi, invece, magari non avendo soddisfatta quell'esigenza, va al pronto soccorso. Quindi credo che dobbiamo andare in questa direzione e credo invece ecco, di assistere in questi giorni a un dibattito piuttosto surreale che, eh, che sostiene da molte parti che si realizzerà l'ospedale unico, però rimarranno in piedi tutti gli altri ospedali, tutte le altre strutture. Eh, io credo stiamo attenti a non chiamare ospedali quelli che ospedali non, non sono, sono e abbiamo avuto anche qualche episodio in passato di cittadini che si rivolgono all'ospedale pensando di poter ricevere lì tutte le cure e qualcuno magari ci ha lasciato la pelle perché non c'erano tutte le risposte adeguate. Quindi il tema io ritengo non sia la sanità sotto casa, uh -huh. la sanità che funzioni. Quindi, se in provincia di Macerata c'è un ospedale in particolare attrezzato per dare tutte le risposte, credo che non sia un problema né la localizzazione né il fatto che il cittadino debba fare 10 o 15 km in più, perché sappiamo bene che chi ha delle esigenze particolari va anche a Milano per certo. risolverle. Quindi ospedale unico va bene, ma intorno certo. all'ospedale unico intanto... Eh, direi che non dobbiamo più chiamare ospedali strutture che non hanno più quelle caratteristiche ho sentito in questi giorni che facciamo l'ospedale unico ma rimane quello di Tolentino, di San Severino e di Camerino ecco queste eh, sono cose che la politica declina ad uso elettoralistico e noi dobbiamo invece bandire questi messaggi populistici che a volte vengono anche dalla sinistra per andare più al sodo del problema e, e parlare anche chiaro con il cittadino, non illudendolo che il presidio sanitario chiamato ospedale che lui ha vicino casa è qualcosa di rassicurante, ma dicendogli guarda che il livello più sofisticato delle prestazioni te lo possiamo garantire in un unico punto nella provincia. Però attorno a quello siamo in grado di offrirti tutto ciò che la sanità anche sul territorio deve offrire. E deve garantire. Insomma mi sembra che le sfide siano tante e anche i concetti da, da comunicare, no? Perché... Abbiamo parlato ad ampio raggio, partendo dalla legge elettorale fino appunto, alla necessità di essere garantiti eh, in quelli che sono i servizi essenziali come eh, quello assistenziale, eh, socio-sanitario, che sempre di più eh, richiede energie, risorse, eh, ma certamente una programmazione oculata, perché è come se stessimo costruendo il futuro, no? non quello delle prossime elezioni, quello sì. per, per noi e per le future generazioni, quindi forse avere uno sguardo un po' più lungo ci aiuta. aiuta fa bene anche la politica. Fa, fa bene anche la politica, lo dico in questo salotto e quindi eh, così come una, una chiacchierata a, a voce alta. Io veramente sono passati i minuti, siamo andati anche oltre, ma davvero c'erano tante cose di cui parlare, sulle quali ritorneremo. Abbiamo fatto un po' di chiarezza, almeno spero, su alcune eh, questioni importanti. Io ringrazio Mario Morgoni per essere stato in nostra compagnia questa puntata. Le auguro buon lavoro eh, questa sua diciassettesima legislatura che definirebbe come. Beh, è una legislatura impegnativa. Di di sì, mo sì, sicuramente molto impegnativa, molto complicata, però di transizione. Speriamo di transizione verso un panorama più rassicurante. Ecco, che la prossima eh, possa essere una legislatura più, più stabile e più capace, appunto, di individuare responsabilità e forze politiche capaci di avere anche nei numeri la forza. Di assumere delle decisioni, chiunque vinca le elezioni, però abbiamo bisogno di maggioranze che abbiano una coesione, una visione coerente eh, de del futuro di questo Paese e la fermino anche con decisioni concrete, eh, quindi assumendosi la piena responsabilità di questo. E questa legislatura ha sofferto proprio della difficoltà di assumere decisioni e quando le ha assunte ha dovuto scontare comunque il prezzo di eccessive mediazioni, di eccessivi compromessi. Questo non fa bene al Paese, non fa bene alla democrazia. E quindi con questa chiosa io saluto voi che siete stati in nostra compagnia anche questa settimana, vi do appuntamento tra sette giorni e auguro buon lavoro al Senatore Mario Morgoni. Grazie a voi, grazie ai telespettatori.